Nel villaggio del buon vicino, ogni casa è dotata di un bellissimo giardino. Ma la strega Carmelina non è quella che tutti definiscono proprio una buona vicina. Il suo prato è il più bello di tutti, ma lei è talmente gelosa dei suoi fiori che intima a tutti di stare fuori. Fuori dalle suaiuole, dallo steccato, dal porticato, e così è diventata ben presto la più odiata di tutto il vicinato. Un giorno però un gruppo di bambini giocando per la strada si imbatté proprio nel giardino di Carmelina che in quel momento si era assentata. Ma perché non volete mai fare i giochi che propongo io? Affermò Giovanni con un brontolio. Ma tu hai detto che volevi saltar giù dal tetto, rispose tremando il piccolo Marietto. Basta litigare, lo sapete che poi mi sento male. Disse Martina piangendo a dirotto con gran lacrimoni che le inzuppavano il giubbotto. Dai su, non ve la prendete, l'importante è stare insieme, aggiunse Chiara che gli voleva un gran bene. Ehi ragazzi, guardate che fiori! Disse Mattia, ammirandone i colori. Ci faccio una collana! Io quasi mi commuovo! Smettila di frignare! Ragazzi, c'è qualcuno che sta per arrivare. La strega Carmelina, arrivando da lontano, vide che Chiara aveva un mazzo di fiori nella mano. Come osate, maledetti, io ve la farò pagare! Presto fatto, palin pampù, e i bambini non ci sono più! I bambini, spaventati, si sentivano cambiati. Dei fiori, siamo diventati. Posso piangere È adesso? tutta colpa vostra. Se ci fossimo buttati dal tetto, come dicevo io, a quest'ora non saremmo in Oh, questa ma situazione di guardate che bei capitone, della colori provincia piccola. però, Lo so, però eh. io, È ma perché non mi volete vero. mai stare Pensa sul quando culo? lo Sì, ha racconteremo agli altri, ragione. cosa diranno? Non diranno niente. Ma perché devi essere sempre così negativo? Ma lo capite che siamo fiori? Ma Fiori! perché dovete litigare sempre? Anche adesso? Ma mi sembra il momento. Nel marasma generale, Carmelina si era messa ad annaffiare. Ma un pappagallo che aveva visto ogni cosa decise di intervenire e di fare qualcosa. Volò vicino alla strega e le rubò dal annaffiatoio. L'acqua inondò il prato come fosse un acquazzone, ma non era acqua, era una pozione. Il pappagallo volò via ridendo. Vola quanto vuoi, tanto prima o poi ti prendo! I bambini erano felici, non erano più fiori, ma non potevano fare a meno di ripensare ai propri errori. La strega Carmelina, con un pianto disperato, continuava a ripetere: Il mio prato è tutto allagato! Possiamo aiutarti noi, la voglia non ci manca. Parla per te, Marietto, guarda che io sono un po' stanca. È colpa tua se siamo in questa situazione. Se non avessi strappato quei fiori, non ci sarebbe servita una pozione. Io dico di aiutare, così almeno abbiamo qualcosa da fare. Vi voglio tanto bene, vi prego, non dobbiamo mai più litigare.
così, insieme a Carmelina, i bambini si misero al lavoro e ben presto il giardino tornò ad essere il più bello di tutto il vicinato. Ma non per le aiuole, il prato verde o lo steccato, ma perché dai bambini era sempre frequentato.